Buonasera e benvenuti alla consueta rubrica Cine Archetipi, dedicata al mondo del cinema, in particolare, in particolare al suo simbolismo e, e ai suoi archetipi, appunto, come dice il titolo. Eh, con me, come, come sempre, c'è Serena Pat Pattaro. Buonasera. Ciao, Perry e ciao a tutti gli ascoltatori. C'è anche una, un, un, un individuo in più stasera. C'è Marco Lodovico che si è trasformato in gatto questa volta. Si è trasformato in, in un gatto, stasera. Gatto. Gatto. Stasera con noi a commentare il film di stasera che come avrete visto nel sottotitolo, il Tredicesimo Piano, un film del 1999 diretto da eh, Joseph Rusnak. C'è un... Un, un ospite, un, un, un ospite che è un, lui è un filosofo, un ricercatore dello spirito, nonché autore e formatore. Lui è Carlo Dorofatti, qui con noi, a commentare insieme a noi questo film che, che diciamo che piace per il suo significato, per, che porta dietro... A, a, a questa pellicola piace a, a tutti tutti noi a me, a Carlo buonasera Carlo buonasera, ciao ciao Pierri, ciao Serena ciao a tutti, grazie per questo invito, per questa bella iniziativa e per aver scelto questo film che è veramente ricco di spunti, di significati quindi ne avremo ne avremo da dire delle belle. Esatto, prima non mi venivano le parole. Un film eh, carico di, di significati, un film denso di significati, come in certi aspetti, Matrix, perché parla della natura della realtà, parla di realtà virtuale. Un film ispirato a un romanzo che si è Simulacron 3 di Daniel galois spero di averlo pronunciato bene. E... Ed è un film che era già, cioè il romanzo, dal romanzo era già stato prodotto un film, un film credo tedesco, che si, è Il mondo sul film, un film che quello precedente non ho visto, ma avrò cura eh, di andarlo a vedere, così per curiosità. Però concentriamoci sul film di stasera, Tredicesimo piano. Allora, io lascerei la parola a te Carlo per... Per darci un po' la lettura di questo film. Sì, grazie, grazie. Tra l'altro l'ho proprio rivisto ieri sera per, per fare un ripasso e l'ho visto molte volte. Addirittura ne parlo anche nei miei. in un mio libro, ne, ne parlo anche. E siamo sul solco dei film eh, che mh, parlano della realtà in quanto fenomeno plastico ecco la realtà non è solo quella che percepiamo lo spazio tempo sono relativi realtà alternative che si sovrappongono può essere così ma anche in un altro modo il, la realtà si può scrivere riscrivere il viaggio nel tempo i mondi paralleli quindi una realtà infinitamente plastica, malleabile, eh, determinabile attraverso varie eh, sorgenti, tra cui l'intenzione, il pensiero, eh, sia da un punto di vista eh, così, eh, fenomenico, sia da un punto di vista tecnologico, questi film poi offrono una serie di riflessioni. Eh, anche sul piano sociale, delle riflessioni su di noi, sul nostro mondo. Ecco. Eh, e il tredicesimo piano, dicevo, si colloca proprio in quegli anni in cui abbiamo già diversi film. Parlo di film noti, quindi per il grande pubblico diversi film che parlano di viaggi nel tempo, parlano di realtà parallele, parlano di realtà virtuale. Ovviamente già con Ritorno al futuro, siamo nel 1985, abbiamo riproporsi con grande slancio, con grande creatività, ma anche con una certa semplicità narrativa il concetto del viaggio nel tempo, della realtà che... Non è univoca, può essere riscritta, possono esistere e coesistere diverse realtà in base alla linea temporale che viene vissuta, viene seguita, un rincorrersi di eventi tra loro alternativi che eh, possono essere eh, riscritti e quindi prevalere gli uni sugli altri, creando una linea temporale nuova rispetto a una linea già vissuta. E devo dire che Ritorno al futuro è estremamente bello, esplicito e significativo a questo proposito perché riporta all'attenzione il concetto del viaggio nel tempo con i suoi paradossi, con i suoi eh, enigmi a, a, al grande pubblico rendendo anche comprensiva questa faccenda del, del, della realtà che può essere tante realtà. Invece eh, il tema della realtà virtuale lo troviamo eh, già nei primi anni 90, con, cito sempre dei film eh, noti, molto noti, Total Recall con Schwarzenegger e il tagliaerbe. Il tagliaerbe. Siamo nella fantascienza, siamo nella fantascienza quasi horror. Eh, e siamo nella tecnologia, quindi nel, nel futuro, nel prossimo futuro, in un futuro non tanto lontano, abbiamo questa straordinaria, incredibile possibilità di interfacciarci con una tecnologia che ci permette di vivere in maniera molto realistica eh, una realtà che viene creata per vari scopi, ad esempio in... Total Recall abbiamo una realtà addirittura creata a scopo eh, di, di intrattenimento, per, per, per andarci a fare le vacanze e ognuno seleziona un po' addirittura il personaggio che vuole essere, il contesto che vuole vivere ed ecco qui e poi si svolge poi tutto. un discorso molto interessante. Il taglia erbe è qualcosa di anche più eh, inquietante, per cui mh, vediamo questo, questo personaggio che, eh, interagendo con la realtà virtuale, va anche fuori di testa, e, e siamo sempre sull'onda della, della tecnologia, eh, fino ad arrivare nel 97, al nostro Nirvana, che più o meno eh, traccia la stessa questione. E poi in quegli anni ne abbiamo un sacco di film che eh, propongono il tema delle realtà parallele, anche molto carini, come Sliding Doors per esempio, no? Un film senza troppe pretese, molto carine, romantico, del 98, eh, seguito poi eh, sempre su un'onda un, un po' più leggera, I Guardiani del Destino, per esempio, nel 2011. Le linee di realtà che possono essere parallele, la realtà che viene fermata, viene riprogrammata, viene gestita da forze. E qui riprendiamo un concetto che in un film molto più cupo è eh, esplicitato in maniera piuttosto violenta: Dark City nel 98, la realtà viene creata, viene costruita. Eh, Dark City è un altro. Film che potrebbe essere oggetto di approfondimento nel 2010 avremo, avremo poi Inception, per esempio, sempre parlando di realtà alternative, dimensioni parallele, tempi sovrapposti e cose di questo genere. Il tredicesimo piano nel 99 si colloca negli anni d'oro. Tant'è vero che nello stesso anno esce Matrix che eh, ruba un po' la scena. Eh, però siamo sempre lì, eh, siamo sempre in questi temi. Eh, nel 2001 Vanilla Sky e poi Netflix alla grande lancia tantissime serie sulle dimensioni parallele, più o meno oniriche, più o meno tecnologiche, più o meno eh, scaturite da fenomenologie esoteriche o ufologiche, da Westworld, parte che poi Westworld è interessante perché eh, non sono realtà parallele, però poi vedremo come eh, si crea una, una sorta di contesto, di realtà eh, che è nella nostra realtà, però questa sorta di parco a tema che può essere visitato da ricchi turisti che, che si comportano in un certo modo, vediamo poi, ecco, di queste realtà virtuali o robotiche, come nel caso di Westworld, Truman Show, no? cosa, cosa ne facciamo, cosa ne faremo, qual è il messaggio che vogliono dare i film. E poi abbiamo varie serie. Il tredicesimo piano è molto bello, è molto bello perché non parla, cioè questi film, in particolare il tredicesimo piano, secondo me, non parlano solo di realtà virtuale, ma suggeriscono più o meno direttamente che la nostra realtà, sia una realtà virtuale. E qui eh, andiamo a ricalcare, ripercorrere quello che è un grande mito dell'antichità. Facciamo un salto nel 370 a.C., Platone, nel suo eh, La Repubblica, ci propone un, un significativo e rappresentativo esempio della nostra condizione umana attraverso il mito della caverna che tutti quanti ricordiamo perché è tornato molto in auge se ne parla molto del mito della caverna per cui noi saremmo costretti all'interno di una grotta di una caverna eh, col paraocchi legati quindi potremmo solo osservare le ombre che vengono proiettate su un muro di fronte a noi e noi viviamo di questo, viviamo di ombre, viviamo di illusioni, non più consapevoli che siamo in una grotta al di fuori della quale c'è un mondo, c'è il mondo reale. E qui Platone ricalca e eh, sottolinea quel dualismo tra un mondo reale, spirituale, metafisico, trascendentale, il mondo delle idee, un mondo perfetto, un mondo ideale, eh, buono, dal quale siamo caduti. Questo nostro, il mondo dei fenomeni, il mondo sensibile, è un mondo degenerato, è un mondo degradato, è un mondo imperfetto dal quale dobbiamo riuscire a liberarci. Il dualismo tra spirito e materia, che poi diventerà dualismo tra bene e male, i buoni e i cattivi, il maschile e il femminile e tutti i grandi dualismi che... Non ci consentono di accedere ad una visione olistica della realtà. Dal dualismo passiamo all'ognosticismo. Nell'ognosticismo dei primi secoli del cristianesimo, ecco, gli gnostici dicono qualcosa di simile. Esiste un mondo spirituale, divino, perfetto che non è il nostro, il nostro è un mondo artificiale, virtuale, che è stato creato addirittura da un Dio malvagio. E molte correnti gnostiche indicano che è proprio Yahvé, quel Dio malvagio, quindi il Dio dell'Antico Testamento, qui si ribaltano le parti, è un Dio malvagio, non è l'uno, non è la dimensione dell'essere, del reale, del trascendente. Del, del perfetto e del, e del vero ma questo mh, dio questa forza prepotente eh, demiurgica crea costruisce un, un mondo artificiale nel quale siamo rinchiusi ecco il pianeta prigione il mondo nel quale gli esseri umani vengono rinchiusi il mondo costruito da un demiurgo malvagio eh, e eh, sorvegliato dai suoi arconti. Ecco, eh. L'uomo deve, attraverso l'agnosi, attraverso la consapevolezza della sua natura e della vera origine delle cose e della realtà dei fatti, potersi riscattare da questo mondo di illusioni, un po' come il mondo di Maya dei, degli orientali, e finalmente reintegrarsi nell'uno. Ora, qui si parte dal presupposto, nello gnosticismo, nel mito della caverna, che la realtà reale sia quella buona, sia quella divina, la quale, eh, dalla quale si generano per via di varie situazioni, vari motivi, mh, ciò che genera la realtà materiale. È una caduta, è un peccato, è un allontanamento dal divino, è un oblio di sé che produce la realtà dell'illusione, è una punizione per vari motivi. Ecco, si produce una, una realtà virtuale che non è quella reale, primigenia, vera, buona, ma è una realtà di sofferenza, di dolore. Fisica, materica, grezza, degenerata, nella quale l'essere umano è costretto, e, e dalla quale si deve, si deve riscattare per ricongiungersi al, al, al divino, per redimersi attraverso la redenzione, l'espiazione, okay? e, e quindi eh, rimediare a questi, a, ai suoi errori che lo hanno condotto in quella, in quella realtà fasulla. E, 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 e di sofferenza quindi questi film si ispirano a qualcosa di, di antico ok di antico e solo che questi film non parlano di una realtà reale e di una realtà virtuale a parte Matrix a parte Matrix perché Matrix parla di una realtà reale dalla quale è stata generata attraverso l'intelligenza artificiale quella realtà software la matrix alla quale sono allacciate le persone che vivono in un mondo olopsichico eh, che permette a queste macchine di nutrirsi Dell'energia che queste persone producono attraverso la loro vita virtuale le emozioni che vivono, i sentimenti le emotività che producono, eh, la, la loro vita vissuta nel virtuale allacciati al alla software della macchina eh, di fatto produce energia e di questa energia si nutrono le macchine, ok? In realtà, poi eh, molti Beh. Infatti Carlo, proprio questo, la differenza con Matrix eh, rispetto okay. al tredicesimo piano, come stai eh, sì. a dire probabilmente te, è il fatto che nel tredicesimo piano si ha una sorta di ribellione verso i propri creatori. Cioè si fa, si fa appunto sul fatto di essere stati creati in, in, nel tredicesimo piano. E, eh, in Westworld, come tu hai, anche se parla di robot, praticamente il robot eh, in Westworld si ha la stessa dinamica. Loro creati dai propri creatori, eh, prendono coscienza di sé, e, e, e però i creatori li hanno creati come burrattini per il proprio divertimento e quindi c'è una ribellione verso il creatore. Sì, questa è, è una storia di ribellione. Viene riproposta costantemente questo, questa, questa narrazione. È una storia di trasgressione, di ribellione. In questi film si vedono eh, diverse realtà parallele. Non c'è una realtà virtuale. Le realtà virtuali possono essere tante. Okay, le realtà virtuali possono essere tante dislocate in orizzontale, pensiamo ai parchi tematici di Westworld, che, ok, non è realtà virtuale, ma è una realtà artificiosa, ricostruita. Quindi, più o meno è comunque calzante nel significato globale complessivo. Abbiamo diversi parchi tematici, abbiamo tante realtà possibili. Su, su un piano orizzontale abbiamo tante possibilità che possono essere eh, vissute, esplorate, però in altri film abbiamo il concetto della verticalità, cioè ci sono livelli di realtà che creano realtà successive e quindi le varie realtà possono essere sorgenti di realtà su livelli successivi, su livelli inferiori, quindi creare realtà, ma a loro volta possono essere create. Questo nel tredicesimo piano si vede molto, molto bene. Quindi eh, non c'è un mondo ideale e un mondo reale, un mondo buono e un mondo malvagio, un mondo perfetto e un mondo di sofferenza imperfezione e, e, e sofferenza e paura e limite no non, non è così netto ci possono essere tante realtà sia distribuite su un piano orizzontale ma anche su un piano verticale cioè eh, per livelli esattamente come un videogioco che può avere tanti livelli ok però attenzione, in questi film, nella maggior parte di questi film, c'è un'inversione rispetto al mito gnostico e al mito platonico. Perché il mito platonico e il mito gnostico partono dal presupposto che quello superiore sia il mondo buono e quello inferiore a essere il mondo degenerato, malvagio dal quale fuggire al più presto, dal quale riscattarsi al più presto per reintegrarsi finalmente nel mondo buono. È il livello superiore, il mondo buono. In questi film invece è il contrario. Il mondo superiore, quello che crea la realtà inferiore, non è il mondo buono, è il mondo più progredito, ma non è il mondo più evoluto da un punto di vista di coscienza. Di etica. Tant'è vero che qui eh, parliamo, i vari scenari che, che, si, che si presentano nei vari film e in tredicesimo piano, abbiamo delle intenzioni non tanto carine, da parte di chi abita i piani superiori, che crea i piani inferiori. E qui riprendiamo tutta una serie di tematiche molto care anche alla, alla, alla moderna divulgazione, eh, ufologico-contattista, eh, esoterica se vogliamo, cioè perché si crea una realtà inferiore, popolata da esseri e da creature. Attenzione, qui non stiamo parlando di un videogioco, tra l'altro non è un videogioco per cui tu quando entri interagisci, giochi, esci e ti fai la tua vita. No, perché il concetto che ci viene suggerito è che mentre tu non sei allacciato al videogioco e ti fai i fatti tuoi, il videogioco è popolato da creature che continuano ad interagire. Sono creature senzienti, autocoscienti, autonome, indipendenti, interattive, che hanno la loro vita, potremmo dire, no? Hanno la loro vita, così come in Westworld i robot hanno la loro vita, addirittura sviluppano intuizione, sviluppano sentimenti, sviluppano coscienza. In, nel tredicesimo piano si vede molto bene questo, cioè il mondo è un mondo che procede con le sue interazioni, relazioni, vicende, storie, persone, che sono persone, le quali ogni tanto vengono abitate da chi entra nel gioco, da chi si allaccia e utilizza come avatar un'unità. Un okay? Però, attenzione, eh, quei mondi sono mondi che sviluppano storia, vita, i vari personaggi che... Il mondo superiore intende come virtuali, le ha create lui, quindi sono dei, nel caso del tredicesimo piano, dei circuiti, dei, dei bit: cioè di cosa stiamo parlando? Eppure, eh, nel mondo virtuale, abbiamo la sensazione, la percezione che vi sia vita, interazione, vicende. Questo nel tredicesimo piano è sottolineato. Eh? Eh, autonome, non funzionali a livello superiore. Attenzione, non è come in Truman Show dove lo show è organizzato, c'è una regia. Nel tredicesimo piano invece eh, c'è un'interazione, cioè quel mondo è proprio un mondo che ha le sue vicissitudini. Ma perché viene creato quel mondo lì? Per sfruttarlo, qui potremmo andare a prendere le teorie di Sitching sugli Annunaki che creano il mondo, il nostro mondo, lo popolano, creano l'essere umano per sfruttarlo, per sfruttare le risorse di questo nostro mondo. L'idea dello sfruttamento degli alieni nei confronti dei terrestri, ecco, questo è un altro tema, no? per cui creature di un livello superiore a livello tecnologico, a livello di progresso, perché poi scopriremo bene che questi alieni non sono poi così spiritualmente evoluti. In realtà sono dei predatori, sono degli sfruttatori. Vuoi che siano degli alieni? Vuoi che siano delle entità metafisiche, quindi spiriti, demoni, voladores, eh, dei che creano il mondo, creano l'essere umano. Per nutrirsi energeticamente del, della sua energia, eh? della sua attenzione, della sua devozione, delle sue emozioni, della sua anima. Robert Monroe, per esempio, nel suo libro uh, Viaggi lontani, Monroe è un uh, studioso di, di fenomenologie del viaggio astrale, per esempio, parla del Lush, il Lush sarebbe quella energia vitale che noi emettiamo e che può nutrire creature disincarnate, metafisiche oppure fisiche in altre dimensioni, in altri spazi-tempo. Questa energia può essere coltivata, le grandi religioni coltivano intere masse di devoti, anche foraggiando grazie a miracoli, grazie a una qualche forma di, di, di promessa eh, paradisiaca, coltivano masse enormi di anime e di persone, altre forze invece sono più eh, voraci e quindi si nutrono dell'energia più a buon mercato, è un'energia di basso livello, però si produce meglio, si produce subito, è quella della paura, del tormento, della sofferenza, del dolore, dell'ansia l'angoscia ecco è quella l'energia no? E, e da qui anche tutta la fenomenologia delle abduction ma fino ad arrivare alla garmonbozia di Twin Peaks in Twin Peaks si racconta che gli esseri umani producono un'energia vitale emotiva eh, che viene prelevata da entità extradimensionali e viene definita garmonbozia, una specie di ambrosia, di cui queste entità extradimensionali eh, vanno ghiotte e per farla produrre agli esseri umani inducono stati di paura, di angoscia, di violenza. Quindi da una parte abbiamo lo sfruttamento, gli annunaki creano il mondo, l'essere umano, per sfruttarlo perché deve fargli da schiavo l'idea della predazione energetica, il nutrimento, quindi queste forze creano una realtà, la popolano, la visitano per nutrirsi, e poi infine c'è l'ultima idea, quella che in, nei film si vede, il parco giochi, il parco giochi, quindi non c'è neanche più l'idea gnostica per cui il demiurgo, gli arconti si nutrirebbero dell'energia umana, eh, cosa che poi viene ripresa dalle moderne teorie contattistico, ufologiche. No, 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 è, è ancora più blando, è ancora più, se vogliamo, surreale. Il parco giochi. Io ci vado per divertirmi. Truman Show diventa uno show. Westworld è un parco di intrattenimenti, è un parco giochi tematico. Eh... Matrix ripercorre ancora l'idea del nutrimento energetico, per esempio, ma il tredicesimo piano eh, indica l'idea del parco giochi. Le persone entrano nella realtà virtuale per divertirsi un po'. Per divertirsi un po'. C'è chi va con le ballerine, c'è chi invece... Eh, questo viene ripreso anche in Westworld. Esprime il peggio di sé eh, violentando, uccidendo, sfogandosi, no? perché la realtà superiore viene sempre vista come progredita, progredita e pacifica. Una sorta di società orwelliana dove le emozioni represse vengono sfogate nella, nelle realtà virtuali che vengono create allacciandosi alle quali gli individui si possono divertire. Ma qual è il divertimento di coloro che stanno al piano di sopra? È un divertimento violento. Di solito prende quella piega lì. Predatorio, violento, crudele, malvagio. Quindi la realtà superiore non è la realtà buona. Anzi, ecco da qui la storia della ribellione, è la realtà inferiore quella buona. La realtà di quelli finti, di quelli virtuali, di quelli illusori, di quelli robot, che non, non sono esseri umani, ma sono dei robot, sono delle macchine, come quegli altri, dimensionalmente, virtualmente generati, non sono esseri umani, sono software, sono programmi, no? Eppure, eppure, sono loro. Coloro che sfruttati, violentati, ehm, eh, chi più ne ha, più ne metta, sono loro che sviluppano invece un, un senso, una coscienza, un'etica, l'amore. Cioè, i buoni sono quelli della realtà virtuale, che si riscattano, che si ribellano, che trasgrediscono, che rischiano. Quindi è la storia di una ribellione eroica, cioè l'essere virtuale che prende coscienza di sé si ribella a chi? Al suo creatore, si ribella al suo Dio. Ok? Ma non è la storia di Prometeo, è la storia di Lucifero, perché Prometeo. Ruba il fuoco agli dèi per portarlo agli uomini. Quindi si presuppone che il fuoco della conoscenza, dell'amore, dell'agnosi ce l'abbiano gli dèi. Invece Lucifero fa il contrario: porta al divino il fuoco dell'esperienza umana. E nell'esperienza umana con le sue contraddizioni, le sue ambiguità, le sue sfide, le sue sofferenze. È l'esperienza umana che genera evoluzione, coscienza, etica, amore. È la coscienza umana che attraverso le sue illusioni, il suo Maya, i suoi labirinti, le sue necessità, le sue contraddizioni, eppure è da lì, è dall'uomo, è dall'essere umano, è dall'essere inferiore creato che si sviluppa. Quell'evoluzione di coscienza che surclassa gli dèi addirittura. Quindi è, è, ecco il mito di Lucifero, il portatore di luce: sì, ma non è che porta la luce agli uomini, dagli uomini conduce finalmente la luce verso quel mondo divino che si è corrotto. Tant'è vero che in Westworld i robot prendono coscienza, si riscattano, si ribellano. E nel tredicesimo piano, il protagonista virtuale, ok, ama, prende coscienza di sé, si rende conto che la realtà virtuale da lui stesso generata va rispettata. Vuole chiudere perché loro stessi virtuali avevano generato una realtà, una realtà virtuale, per poi capire che anche loro, ecco la scoperta rivelatoria del film, sono a loro volta una realtà virtuale di un livello superiore, un livello superiore crudele. Che cos'è che permette l'escalation? Perché a questo punto che cosa succede? Succede una cosa meravigliosa. Dalla realtà inferiore dalla realtà virtuale di quelli che dovrebbero essere illusori, finti, che non potrebbero gareggiare con i loro creatori, siano macchine, siano dei, invece proprio loro, prendendo coscienza di sé, si risvegliano. Ma attenzione, non solo si risvegliano all'illusorietà della loro realtà, ma... Saltano di livello, saltano di livello. Che cos'è che fa saltare di livello? Che cos'è che permette all'essere illusorio di diventare reale, di penetrare il mondo del reale, per condurvi coscienza e amore? Eros e thanatos. Questo lo vediamo in Matrix, lo vediamo nel tredicesimo piano. L'essere virtuale muore, però rinasce. In modi diversi, Matrix rispetto al tredicesimo piano, però abbiamo il fenomeno della morte. Una morte virtuale, ma reale. E poi l'altro protagonista è l'amore. Da una parte la morte. La morte alle proprie illusioni, la morte dell'ego. Poi è chiaro che il film ha delle necessità narrative. E, quindi va bene, c'è un po' di crime story in tutto questo, però la morte, la morte ha le proprie illusioni, la morte dell'eroe che si sacrifica fino, a, fino in fondo, però risorge e compie l'escalation, salta di livello, diventa reale, si fa reale e conduce nel reale il suo livello di coscienza. Che è quella buona. L'amore è l'altro elemento. Lo vediamo in Matrix, l'amore tra Neo e Trinity, lo vediamo nel tredicesimo piano. L'amore. c'è anche la un altro vita. concetto, poi devo sentire anche, anche Serena se aveva qualcosa da dire. C'è questo concetto che a un certo punto è il fatto di trasmigrare da, sì, da, da un utente al personaggio reale che per quanto ne sappiamo potrebbe essere un altro utente anche nel livello più alto, di un cioè livello alto. anche superiore, la trasmigazione della coscienza. È come se ci dicesse de il corpo, tu non sei il tuo corpo, tu non sei eh, l'involucro che porti, ma tu sei coscienza e quindi c'è questa propria trasmigazione tra... Eh, avatar eh, a persona reale che poi si scopre che ha un avatar anche quella a persona reale in base alle, alle azioni che si fanno quindi c'è proprio tutto lo studio filosofico del viaggio a, a seconda dell'esperienza che faccio su, nella realtà che può essere maya come hai detto sì. te illusoria e la coscienza l'unica cosa reale quindi mi sposto in base a, a quanto mi evolvo a livello di coscienza. Poi non so, Serena, se aveva qualcosa da commentare. No, mi allaccio a questo discorso che hai appena fatto, che lui a un certo punto, ancora all'inizio del film, lui dice proprio: Sono la coscienza dell'unità a cui mi allaccio. Quindi questo. Trasmigrare della coscienza di cui parlavi, parlavi tu, cioè lui proprio lo dice all'inizio proprio della, eh, del film. Anche questo è, è molto interessante. Però poi dice anche un'altra cosa: non so più qual è la verità, perché a forza di andare di qua e di là non capisco più qual è la verità dell'uno, e eh, cioè, qual è la verità in tutto questo perché tutto sembra reale. E quindi è quello che, ehm, che porta a riflettere anche su questa creazione continua di simulazioni. Tanto più che riallacciandomi sempre a quello che dicevi tu invece, Carlo, eh, lui, eh, a un certo punto lui chiede alla ragazza, alla ipotetica figlia di Fuller, no? Quanti mondi simulati ci sono? E lei risponde proprio migliaia, ma il tuo è l'unico ad aver creato una simulazione dentro alla simulazione, un'eventualità del tutto imprevista. Quindi, questo continuo generare di simulazioni nelle simulazioni non è previsto dall'algoritmo, non è previsto da per parlare ovviamente in termini molto attuali, non è, non è previsto dalla coscienza però prende autocoscienza non so eh, se sono riuscita a, sì, sì. A, a spiegarmi intuitivamente ci sarebbe da capire eh, soffermandomi sul titolo tredicesimo tredicesimo piano se in quella realtà appunto al tredicesimo piano si è generata eh, una nuova realtà nella realtà eh, quello spazio virtuale si è generato un altro spazio virtuale, perché il 13 è un numero molto particolare, è rompere un ciclo, un ciclo di 12, per creare, generare un nuovo ciclo, è una, un, un numero di rottura, è il numero dei tarocchi, della morte, di rinascita, dove rinasce un nuovo mondo. Quindi io credo che il, il fatto che sia eh, intitolato il tredicesimo piano abbia dei significati piano perché è piano di esistenza ha un significato molto particolare che abbia a che fare con la rottura del ciclo non so se eh, Beh, anche questo è interessante eh, dopo magari lascio di nuovo la parola a carlo è interessante perché secondo alcune teorie eh, la, no, la realtà che viviamo noi eh, qui il nostro paradigma è, co è composto di 12 livelli di esistenza. E quindi è interessante anche questo aspetto, il tredicesimo, che va a rompere tutti gli equilibri anche che, che ci sono. Sì, certo. Poi il tredicesimo è anche l'arcano della morte, della trasformazione, è una porta, è una porta, è un portale, l'arcano tredici. Eh, ci sono delle sovrapposizioni, ci sono delle intuizioni a volte i personaggi si riconoscono, hanno la sensazione di essersi già visti o la sensazione di conoscerti o la sensazione di averti già visto, eh, perché comunque il personaggio virtuale in qualche modo eh, diventa cosciente, ha memoria, del, è come se venisse eh, a contatto con la memoria della coscienza che lo abita quando entrano, rimane qualcosa, infatti hanno l'impressione, ma io ti riconosco, forse ti ho già visto, e poi un tema che viene ripreso sia in Matrix sia nel tredicesimo piano, è quello delle interferenze, delle, dei déjà vu. In entrambi i casi il déjà vu segnala una, una sovrapposizione, un'interferenza, una una manipolazione, un, una stranezza nel sistema. È, è curioso che anche noi nella nostra vita, alla quale possiamo adesso applicare tutto questo ragionamento, no? abbiamo i nostri bravi déjà vu, potremmo interrogarci sui sogni e il loro significato e potremmo poi farci... A nostra volta la grande domanda, cioè siamo noi a nostra volta una realtà virtuale, olografica, a questo ormai risponde anche la fisica moderna, che noi siamo una realtà olografica è assodato, e che esistano molte realtà simultanee possibili, anche questo la fisica moderna lo suggerisce. L'idea del, del vivere in un mondo illusorio non deve però, secondo me, portarci alla drammatica conclusione che non siamo niente e che siamo forse solo un errore, siamo semplicemente dei peccatori che pagano la loro condanna. No. Io la vedrei da un punto di vista più ottimistico, eh, secondo altre tradizioni, che invece, pur ammettendo che questa nostra realtà sia un fenomeno illusorio, sia tuttavia una sfida attraverso la quale la nostra coscienza può non solo ritrovare se stessa, reintegrarsi in una consapevolezza del reale, ma anche evolversi proprio attraverso questo nostro mondo. Che quindi è funzionale all'evoluzione della coscienza. Non è solo un errore da riparare al più presto possibile, dal quale rifugire al più presto possibile, ma è un mondo da vivere proprio anche nelle sue illusioni, se poi ne siamo consapevoli, tanto meglio, perché allora avremo maturato una saggezza per vivere la vita con maggior distacco e maggior senso del gioco e dell'avventura. Ma in effetti, proprio attraverso questa illusione, questo mondo, questa nostra umanità, noi possiamo maturare un'esperienza un che evolve la nostra coscienza di essere e non solo la reintegra, ma la rievolve, la, la arricchisce. Quindi questo nostro mondo è anche... Una, una grande occasione, una grande palestra per la nostra crescita, pur essendo senz'altro illusorio, però ecco, può essere vissuto anche in questo senso, più costruttivo, più ottimistico. Da qui la grande differenza tra le scuole dualiste e le scuole non dualiste, l'Advaita Vedanta, il Tantra, che invece sono scuole che incoraggiano una visione più... Più giocosa e più gioiosa del, di questo mondo, pur ammettendo che siamo all'interno di un mondo di Maya. Ma da questo mondo, proprio come fa il protagonista del tredicesimo piano, possiamo maturare quella consapevolezza, quella coscienza, quell'amore che ci permette di arricchire la nostra esperienza dell'essere e quindi reintegrarci con l'assoluto, ma anche eventualmente manifestarci in nuovi mondi su nuovi livelli di questo gioco straordinario che è la vita in tutte le sue molteplici versioni e universi possibili. Sì, anche in questo film si suggerisce la multidimensionalità, lo fa magari in un certo modo, ma come hai detto tu, i personaggi hanno dei déjà vu, i personaggi... Ricordo addirittura quando si tratta di Fuller, quando Douglas, nel, quando torna indietro nel treno negli anni 30 e tenta di fargli ricordare delle scene, ricorda, ha, ha aiutato, ricorda quelle scene, quindi condivide comunque gli stessi ricordi. E, In quel e... momento è un maestro. Esattamente come un maestro che da un livello superiore incarna una coscienza, una conoscenza, una consapevolezza superiore, ci può aiutare a ricordare. In quel momento eh, il, eh, Jones eh, sta aiutando Fuller a ricordare, proprio come quando incontri il maestro che, se vogliamo usare questa, questa trasposizione, che ti aiuta a ricordare ecco io ci ho visto anche un po questo in quella scena sì sì corrisponde e allora ogni esistenza che noi facciamo non è temporale ma è in diverse realtà che poi è anche temporale perché uno si svolge nel 37 mi sembra uno nel periodo che è stato girato il film più o meno nel 99 e uno nel 2024 quindi fra un anno mi ricordo bene stranamente le date di questo film eh, è un, un evento eccezionale comunque sia nonostante abbiano delle personalità diverse i vari personaggi si intuisce che potrebbero essere la stessa coscienza che fa diversi tipi di esperienze è vero è vero, è vero, è vero. Eh, sì, sì, c'è un, un filo conduttore che connette i vari livelli mh, di realtà. Eh, si forma un, un filo, eh, è vero, è vero, anche questo è vero. Poi è buffo vedere come, eh, comunque, già nel 99 vedevano il 2024 perché la scena finale no? fa vedere un mondo molto, molto cioè, quasi fantascientifico, eh, sapessero mai che nel 2024 siamo ancora messi così, cioè, nel senso che non c'è più il futuro di una volta, una volta negli anni 60, 70 si immaginava, no? si immaginava già il 2000, non so se vi ricordate spazio 1999, esatto. si immaginava il 2000, ma anche il ritorno al futuro, no? si immaginavano delle... Cose incredibili e anche in, nel tredicesimo piano alla fine c'è questo scenario del 2024. Uno scenario aureo incredibile, mannaggia soprattutto di pace perché si traspare anche una società evoluta dove nelle poche scene, dove in sì, quell'ultima scena sì, anche se poi ecco. C'è anche quell'altra componente in cui però il marito della tipa non era poi tanto eh, una brava persona. Ecco, quindi comunque rimane quel concetto per cui il futuro è progredito, ma non è poi così... Non è detto, ecco, non è detto che la realtà superiore sia poi migliore eticamente di quelle inferiori. No? Ecco, questo è un altro... Punto che comunque rimane. Ovviamente il lieto fine fa vedere che lui in qualche modo risorge eh, facendo un'escalation di realtà con però quella coscienza finalmente maturata, completa e lei, lei ha, fatto il, ha fatto 13. Ecco, forse il tredicesimo piano è perché lei ha fatto 13 al supernelotto perché si trova il belloccio che però non è quello cattivo ma è la sua versione eh, buona, ecco, quindi è proprio perfetto. Beh, c'è anche che un messaggio il... che lascia Serena, eh, lascio parlare, Teddy. Dico solo questa che cosa. Però, sì, vai, vai, anche... Perry, lo dico dopo io. C'è anche il messaggio che magari la tecnologia possa corrompere il potere, eccetera, eccetera. Vai, Serena. Sì, io volevo, visto che siamo quasi in conclusione, volevo capire un po' cosa pensate voi di questo aspetto del colore verde che in questi film eh, ri, cioè, è ovviamente un colore che si ripete continuamente. E cosa ne pensate voi in base anche magari al simbolismo o quello che, che conoscete di questo colore? Allora, sì, il verde. È il colore mediano, ok? È il colore mediano nel, nel, nello spettro, ok? E in effetti hai ragione, perché sia nel tredicesimo piano, ma anche in Matrix, quando si fa riferimento alla realtà virtuale, eh, prevale il, il colore verde, poi addirittura nel Matrix Reloaded, Matrix Revolution. Cioè, alla fine vedi un film completamente filtrato da questo, da questo colore come se indossassi degli occhiali verdi, e, sì, anche in altri film eh, c'è questa attenzione al, allo scolorire e al dare questa frequenza di verde, il colore mediano. Allora, secondo Roll il colore verde eh, corrisponderebbe alla frequenza con la quale ci si connette alla eh, struttura olografica della realtà, alla realtà di Maya, a questa realtà eh, così plastica, infinitamente tutto sommato manipolabile eh, attraverso il pensiero, attraverso l'intenzione. Eh, e quindi lui ricordava come lui stesso si preparava, poi il è un personaggio controverso e alcuni pensano di lui che sia un ciarlatano, altri che sia stato un grande, un grande psichico, ecco, nella nel traduzione dall'inglese psychic, no? Un, sensitivo, ecco, un grande sensitivo, altri forse qualcosa, un po' entrambe le cose, un po' c'era, un po' ci faceva, però al di là di questo, lui diceva che aveva scoperto quella terribile eh, verità, cioè eh, che attraverso il colore verde, il calore e la quinta musicale, lui in qualche modo riusciva a connettersi con il programma, proprio con la struttura della realtà, con il codice. E, e quindi ecco che gli riuscivano queste manipolazioni dello spazio-tempo e della materia, E diceva che il colore verde era proprio la frequenza di sintonizzazione con la nostra realtà olografica. Era un, una cosa di questo tipo, il suo, la sua idea. Ecco, scusami, e, Carlo. Prendiamo e... atto di questo per il momento come possibile certo. indizio. Ma in effetti, proprio all'inizio. Quando Fuller, adesso, ehm, volevo appunto capire, all'inizio Fuller scrive la lettera che poi ovviamente non viene consegnata, e lui dice proprio queste parole: Beata ignoranza, vorrei non aver mai scoperto la terribile verità utilizzando la stessa, ehm, le stesse parole appunto di Roll. Sì, è vero. Brava, che l'hai ricordato. È vero, è proprio vero. Esatto. Che poi lui scriverà: Ho scoperto una terribile Legge. legge, adesso non scriverò esatto. più niente perché proprio si era a sua volta ecco, spaventato da quello che aveva scoperto un po' come Fuller che si era terrorizzato da quello che aveva scoperto cioè che la sua realtà era a sua volta virtuale eh, sì, 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 è vero usa proprio le stesse parole il terribile segreto, è vero, è vero esatto grazie, Ferri e... Siamo in conclusione. Allora, io vabbè, ho scelto un Tarocco. Non starò a spiegarlo: il tredicesimo Tarocco per, questa, per questo film, eh? che era La morte, la rinascita, la trasformazione, eccetera, eccetera. Nella versione di Rider White, bravissimo, sì, sì, sì. la mia versione preferita. E... e poi volevo dire: so che tu, Carlo, hai recentemente pubblicato, lo so perché ho fatto anche un'intervista con te, un, un, un saggio. Volevo sì. metterlo... Ah, grazie, sì. Il... grazie grazie che lo ricordi. Sì, sì. Lo trovate anche nella, nella libreria L'Alchimista, naturalmente. Ipsos 93, l'esoterismo di una nuova era. Abbiamo fatto un'intervista in cui l'ho presentato e ti ringrazio di di volerlo ricordare, grazie, grazie. E a Natale uscirà il secondo, eh? Al sì, è una trilogia, del... giusto? È una trilogia, quindi sì, sì, bene. Grazie, grazie davvero. Bene, se bene. siamo in conclusione, se hai qualcos'altro da dire, Carlo, sul film? Che... Beh, a questo punto possiamo guardarlo, riguardarlo magari anche alla luce degli spunti che Vi abbiamo dato così senza pretese, eh. non è che abbiamo fatto un'analisi o una, una critica cinematografica. Abbiamo fatto così una, un elenco delle nostre impressioni. Che guardando il film, così sono, sono emerse, ci hanno permesso di collegare delle cose, di avere delle idee, delle intuizioni. Quindi, così abbiamo fatto quattro chiacchiere. Beh, in questa puntata non abbiamo spoilerato che spesso ci capita di che solito. Si... Che speriamo le scene sì. finali e invece, spoiler qui, potete gustarvi il film eh, tranquillamente. E niente. Allora a questo punto, ringrazio Carlo, ringrazio Serena che conduce con me questo programma insieme a Marco. E, per chi non l'avesse ancora fatto volesse vedere le varie puntate in passato di Cine Archetipi, e ecco, quelle future eh, potete iscrivervi al canale di Meravigliosamente Serena su YouTube e dell'Acchimista TV. E... Grazie a tutti, grazie Buonasera. a voi, grazie, grazie Pier, grazie Serena. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a voi.